Buonasera ragazzi, siamo qua dalla macchina di Nasser. Sembra che i controlli siano stati già fatti tutti, stanno provando la macchina come sempre sui cavalletti. Ecco qua. E poi si fa un po' di polvere all'interno, si toglie un po' di polvere. Ecco qua. Il clima sembra molto rilassato, lavorano veloci ma precisi, è un piacere vederli, un bel team veramente. Ecco, qua siamo di fronte al team Overdrive, siamo il team clienti rispetto a Gazoo. Ecco, una differenza che viene subito all'occhio sulle macchine ufficiali, cioè sulle Gazoo, sono 4 meccanici per auto, mentre qua sono 2 per auto. E chiaramente cambia anche il modo di lavorare, insomma. Comunque, queste auto sono la release inferiore rispetto alle ufficiali. Sono molto belle da vedere passare comunque. Eccoci qua al team Coronel. Come sentite, la colonna sonora aiuta a tenere il ritmo nel lavoro. Sarà una lunga notte, anche perché vi ricordo che domani è tappa marathon. Quindi tutto quello che bisogna farlo di stanotte. Prima moto domattina alle 4. Quindi poche ore ancora. Ecco, vedete, questo team adotta lo scarrabile. E in effetti è molto comodo, vedete come salgono e scendono comodi i meccanici, non hanno bisogno della scala, però come vi dicevo sembra una soluzione in via d'abbandono. Lavorano sul retrotreno, vedo il morso penzolante. Eccoci al camion 510. Come potete vedere, nelle dune ha avuto un appoggio sul fianco e adesso la struttura dietro, che di suo è già molto precaria, è veramente un po' sgarrupata. Mi ha detto che utilizzeranno tanto nastro americano. Ecco, volevo farvi vedere questo camion. Non monta i Raiger come tutti quanti. Non so che marca siano questi, ma soprattutto guardate le molle. Chiaramente non sostengono il peso del camion perché ci sono le balestre, però sicuramente se le ha messe c'è anche una ragione, ma cazzo, sembrano delle molle da side by side, tanto sono sottili. Ecco, una bella scatola guida, un bel convogliatore, un bel oggettino, bello, bel camion, bello vederlo andare, è uno di quelli che mi piacciono. E qua si lavora allegri, anche perché purtroppo si è ritirato Lopré, che era assolutamente il primo in classifica, e quindi adesso si riaprono i giochi.